Nelle 10, oggi primo maggio, un primo maggio che ancora una volta cambia, con un sindacato che comunque si è trovato molto spesso anche a braccetto con delle posizioni di un governo che comprende anche il centrodestra. Insomma, come si vive questo primo maggio con queste trasformazioni politiche anche? Intanto si vive in piazza e questa è già una bella notizia. In provincia di Modena abbiamo 7 piazze oggi e torniamo in piazza ed è già una bella notizia che per la democrazia in generale. E poi si vive nella dinamica di un'incertezza complessiva, ormai la straordinarietà è la regola. E quindi questa straordinarietà noi proviamo a gestire nel migliore dei modi, facendo sì che non siano a pagare sempre gli stessi, questo è il tema. Sono tante persone che a causa di scelte, anche se una parte minoritaria, sono rimaste escluse dal mondo del lavoro e lo sono tutt'oggi, lo saranno fino al 31 di dicembre. Che autunno vi aspetterete? Noi ci aspettiamo un autunno in cui probabilmente si andrà a sfogare tutto quello che è il livello di conflittualità sociale, di difficoltà sociale più che altro e di rischio di aumento di povertà che nel nostro sistema stiamo vivendo. Noi combattiamo per avere una società più giusta, per avere una società che annulli o che quantomeno riduca il più possibile il precariato e che quindi crei attraverso il lavoro le solidità e le certezze per le persone. È evidente che in una situazione di questo tipo, in cui abbiamo aziende che rischiano di chiudere per la crisi che stiamo vivendo, abbiamo un'incertezza colossale, più che altro abbiamo delle assunzioni che vengono fatte quasi per la totalità dei casi, con tempi determinati, con contratti che finiscono, tutto questo vuol dire che poi le persone soffrono e non riescono a costruirsi una strategia di vita. Oggi sono realtà che tradizionalmente chiudevano e che sono aperte. Come ci si pone di fronte anche a questo, che è un po' una dicotomia rispetto a una giornata come quella di oggi? Noi ci poniamo in questo modo, è ora che si trovi un nuovo equilibrio tra la vita e il lavoro delle persone. Ci sono alcuni servizi che sono giustamente essenziali e che quindi garantiscono anche, come dire, livelli democratici, livelli di diritti, livelli di salute delle persone, ma ci sono altri servizi che quell'essenzialità non ce l'hanno. Signori, e quindi è bene anche costruire buonasera, un nuovo modello di lavoro con un equilibrio diverso dove si mette signori, al centro signori, la persona e la sua vita. Qual è il messaggio che in un momento di crisi così difficile, crisi ed incertezza, si può mandare al mondo del lavoro? Il primo messaggio è quello di una nuova normalità, di una convivenza con il virus, ma nello stesso tempo, primo messaggio, la pace. La pace in quanto è condizio sine qua non per la crescita, per l'occupazione. E non esiste lavoro senza pace, ma non esiste vera pace senza lavoro. Quindi sicuramente un impegno da parte di CISL, CGL, UIL a migliorare quella che è la situazione attuale, sia per quanto riguarda l'occupazione, sia per quanto riguarda la coesione sociale. Purtroppo la guerra è venuta ad interrompere quello che era un processo di crescita che si era innestato nel 2021. E l'ho interrotto precipitosamente, stravolgendo tutti quegli equilibri che pian piano si stavano raggiungendo, anche se ancora non eravamo soddisfatti, perché il PIL era ritornato a crescere, ma l'occupazione, sebbene era cresciuta, non era un'occupazione di qualità, era ancora un'occupazione prevalentemente a tempo determinato, quindi ancora precarietà, però sicuramente tutto quello che è successo con la guerra ci butta in una situazione di incertezza e quindi anche l'occupazione che ci sarà, se ci sarà, perché tante aziende purtroppo sono costrette a sospendere oppure a ricorrere alla cassa integrazione, non sarà sicuramente un tipo di occupazione che ci soddisfa. Poi c'è stato un aumento dei prezzi al consumo molto alto, che quindi riduce anche quelli che sono i consumi interni e nello stesso tempo va a pesare soprattutto sulle fasce più deboli, perché sono quelle, lavoratori e pensionati, che destinano la maggior parte del loro bilancio alle spese dei beni di consumo che sono aumentati di più.